Ci rivediamo, mi fa piacere. Ciao, buon lavoro ragazzi, ciao. Ciao. Scappo a fare. Come andare questa? Velocissimo. Eravamo qua. Scusa, dove finire? Allora, Marco, giusto? Sì. Allora, che tipo è questo Klotz che beve birra? Come molti d'altronde. Come molti d'altronde, sì, non è magari la cosa che lo caratterizza di più. È un industriale renano, uno dei più importanti, forse il più importante, appartenente alla vecchia classe dirigente tedesca, quella della Seconda Guerra Mondiale, che si è riciclata poi grazie al patrimonio ingente. Evidentemente è stato uno che ha comunque avuto a che fare con il partito nazista e si è avuto la capacità di riciclarsi grazie al denaro, ed è una cosa che insomma conosciamo bene, e che si trova in conflitto con questo nuovo collega, come si dice, sì, no, politico lo diventerà dopo, concorrente, ecco, con un altro industriale che praticamente rappresenta invece la nuova Germania, quella industriale che dopo la guerra si è ricostruita con la plastica facciale, nel senso che sempre simboleggiare questa possibilità di riciclarsi, no? Anche insomma, alcuni politici italiani conosciamo più o meno come fanno. Ecco. C'è uno scavo, non abbiamo parlato prima, sul nazismo, sulla guerra, quindi Pasolini ripercorre quelle tracce, lo ripercorre nel dialogo che ha Klotz con gli altri uomini di quel... Parla dei campi di concentramento, degli esperimenti criminali, dei crimini contro l'umanità. Che significato ha oggi parlare di queste cose in un mondo che vive altre guerre, che in certi casi sembrerebbe così lontano da quegli avvenimenti? Ma io personalmente non credo assolutamente che siamo lontani da quegli avvenimenti, nel senso che gli eccidi di massa, le torture esistano ancora. Diciamo che quella forma di follia che è successa durante la Seconda Guerra Mondiale dei lager non capita in questa maniera così massificata, cioè, e non soprattutto con quelle cifre, però avviene quotidianamente, insomma, e quotidianamente si continua a mangiare e a bere birra sopra queste stragi che avvengono. Non ci trovo questa distanza, anzi. Sono uomini che hanno cambiato nome, che si sono rifatti. Voi li interpretate con delle maschere. Bisognerebbe chiederlo forse anche di più alla Tella, ma lo chiedo a te. Qual è stata la scelta che ha fatto? Una scelta facile o difficile? Allora, sulla difficoltà della scelta, questo forse più lo può dire Antonio, quanto è stato difficile per lui o facile. In qualche modo le maschere ci servono a significare ancora di più e a distanziare ancora di più questi personaggi e a renderli macchiettistici. Però anche molto violenti, intanto anche per un motivo evidente di immedesimazione. Io non posso avere 60 anni, è evidente, insomma, ma ci consentiva questa distanza brechtiana in qualche modo di renderli ancora più grossi simbolicamente di quello che sono, cioè essere non solo portatori di quelle parole ma anche proprio simbolicamente essere loro in scena e la significazione di quell'esuberanza che è il denaro, insomma. Ecco, tu citavi Brecht, ci sono dei riferimenti anche nel testo a Brecht e a Gross, anzi, sì. Qualcuno, perché non è che in questi anni ne abbiamo visti molti di questi riferimenti, come li accoglie il pubblico e come si muove quando sente citare questi nomi, vede questi passaggi? Ma questo, guarda, dipende moltissimo dalla città in cui sei a lavorare. Ci sono alcune città e alcuni pubblici di conseguenza che sono evidentemente più specializzati o comunque più informati, per cui reagiscono con sorrisi, con malizia a questi due nomi. Altri pubblici che potrei dire anche Ho Chi Minh forse non capirebbero. Senti, c'è una degenerazione
bestiale proprio che forse che in tutto il testo viene anteposto al momento più puro, che è quello che è l'incontro con i contadini, e anche forse la storia d'amore fra Julian e Ida, che è una storia bellissima che si contrappone al mondo degli adulti, il mondo dei giovani che per un momento riesce a contrapporsi al mondo degli adulti in una purezza vera. Questa degenerazione fa sì che i padri mangino i figli. Sì, in un certo senso sì, scusami, ma è quello che in qualche modo Pasolini ha sempre scritto e che riprendeva dalla tragedia greca, cioè i figli scontano le colpe dei padri, non ha importanza che nascano, come dire, puri, sono già macchiati ab eterno da queste colpe, per cui non possono far altro che finire mangiati, fagocitati, più che mangiati, fagocitati. Poi noi lo esplicitiamo ancora di più, però il fagocitamento della classe borghese, che poi anche dalla purezza della giovinezza riesce comunque a tirarti a sé. Ecco, non dite niente a nessuno, così finisce, invece bisogna dirle queste cose. Sì, l'omertà è una delle peggiori minacce, secondo me, che ci sono, il silenzio e l'incapacità della denuncia anche diventano, come dire, delle colpe che insomma, secondo me, se fossimo un po' più coraggiosi diremmo un po' più spesso e faremmo politica più attivamente, che non vuol dire prendere parte ad un partito o meno, vuol dire essere testimoni del proprio tempo. Finiamo con una nota positiva, che è questo, che è il coro che sentivamo prima, e alla fine vi togliete le maschere, anche voi che le avete, vi mettete in una sorta di circolo e intonate un coro di origine attavico, di antica, sì. È un modo, è una sorta di catarsi? Più semplicemente è un canto d'addio a Julian. È un miserere, per cui evidentemente è un canto funebre, è una messa, diciamo, ed è il canto poi del mondo proletario, del mondo contadino di Pasolini verso questa strana figura che era Julian. Va bene, grazie. Grazie a voi. Ok. Va bene. Grazie, Ciao. Voi guardate lo spettacolo? L'abbiamo già visto. Ah, l'avete già visto? Due volte. Ah, va bene. Okay. Ciao. Ciao. Il musicista si deve impegnare quando andrà al governo di mettere sempre al primo posto tra i tanti disegni di legge da mettere, da calendarizzare, prima quello dei cittadini e poi quello dei singoli. Questa è una cosa che potreste chiedere, anche chi vedrà negli altri partiti, di metterlo nel programma. Quando almeno 50.000 cittadini, come prevede la Costituzione, raccolgono nei modi dovuti alla legge un disegno di legge, questo va discusso prima di altri, o quantomeno va calendarizzato entro l'anno, entro la legislatura, ma va calendarizzato e va portato a compimento. Su questo senso, per esempio, dobbiamo tutti quanti, diciamo così, rivolgersi alle forze politiche. Con riferimento alle tante guerre che sono state fatte e che ci sono in corso, dimostra quello che vi ho detto, che in realtà le guerre molto spesso vengono fatte non in relazione a un'esigenza di intervento umanitario, ma a seconda delle circostanze. È emergente invadere l'Iraq, non è emergente invadere Nicaragua o Angola, perché questo non interessa assolutamente nessuno. Questo dimostra ancora una volta che la guerra non è la soluzione di nulla. Con riferimento poi al fatto che negli anni, diciamo così, mi pare che perché mi sono dimesso la storia di Craxi, Berlusconi doveva affondarla, eccetera. Torno a ripetere, guardate il caso di Prodi, di Fassino e compagnia bella. Oggi è stato facile smascherare, perché c'è stato una tutela politica di questi personaggi, e quindi c'è stata la possibilità di poter subito scoprire questo smascheramento. Ma quando io sono stato accusato di dire di Dio, io so come funziona le regole della giustizia, bisogna dimostrarlo all'interno del processo, sapevo di essere solo, dovevo dimostrare. Ho preferito dimettermi perché credevo e credo ancora oggi che l'unico modo per difendere la bontà di quell'inchiesta è aver dimostrato che quell'inchiesta non fu fatta per fini di parte o per interessi personali, ma fu fatta come doveroso atto di attività di un magistrato, che semplicemente di un gruppo di magistrati
che semplicemente hanno fatto il loro dovere. Con quella dimissione, io mi creda, se non fosse stato perché dovevo difendermi da false accuse, neanche mi sarei dimesso, perché a me piaceva quel mestiere, non è che non mi piaceva, e mi fa ancora male non farlo. Quindi mi trovo, quando mi dice perché ti sei dimesso, mi trovo, mi sento un unico anziano. I rapporti con Romano Prodi, lo vedo settimanalmente, lo vedo anche dopo domani, lo vedo settimanalmente perché vado al Parlamento Europeo, io sono parlamentare europeo, lui ogni settimana lo trovo lì, dopo domani, sarò, domani sera sarò già a Strasburgo e lui sarà a Strasburgo e ci vediamo regolarmente per motivi ufficiali e anche non ufficiali. Per quanto riguarda nel futuro che cosa faremo con Romano Prodi, gliel'ho già detto, noi stiamo costruendo l'Ulivo. Ci risulta che l'Ulivo, oltre a noi, tutto l'Ulivo, considera Romano Prodi il leader ufficiale, ma ci mancherebbe altro, meno male che ce l'abbiamo, teniamocelo stretto e quindi lo appoggiamo. Io con Romano Prodi vi posso assicurare che la prima persona cui ho fatto vedere quel sito, prima di mettere la parola Ulivo, io me lo ricordo, prima di mettere la parola Ulivo sono passato all'ufficio suo a Bruxelles, gli ho detto che ne pensi. Se questa è la nuova Tangentopoli è un seminario a parte che dobbiamo fare, io ritengo che queste di oggi le faccio soltanto il dispositivo, la motivazione per lo rimandiamo un'altra volta, perché ci vuole un'altra serata. È una nuova Tangentopoli rispetto a quella precedente con una differenza, che è una Tangentopoli che si è ingegnerizzata, nel senso che prima la Tangentopoli di prima era effettuata soprattutto attraverso la commissione di reati, quella di oggi non c'è manco più bisogno di commettere reati, un po' perché l'hanno rubricata, un po' perché è impossibile da scoprire, un altro po' perché utilizzano questa volta mezzi leciti per raggiungere fini illeciti e quando i mezzi diventano leciti diventa difficile scoprire i fini. Tu per scoprire la rapina devi scoprire il porto d'armi, se no altrimenti non è una rapina in fondo, ma se il porto d'armi non è più un reato, a quel punto ti manca il reato mezzo per coprire il reato. Perciò io sto rispondendo ovviamente con poche parole, ma perché su questi temi, su ogni tema ci vorrebbe davvero una serata apposta. Per ciò che riguarda Telecom Serbia, ripeto, la Telecom Serbia è stata messa in piedi una porcata che oggi, se fossi un ministero, e siccome i pubblici ministeri che stanno procedendo sono 10 volte meglio del dietro di una volta, ma 10 volte, ma darebbe per quanto vedrete che quanto prima qualcuno domanderà a un certo Alfredo Vito, uè te, che ci facevi là? Alfredo Vito è un onorevole parlamentare di Forza Italia, io me lo ricordo bene perché abbiamo condannato 23 volte, speriamo di non farlo. O meglio, non vorreste vedere, l'abbiamo condannato per 23 volte, poi magari sarà condannato in 3 volte, ma 23 reati, reati così. Adesso va il commissario, quindi come se fosse un giudice della commissione Telecom, per indagare se sono passate le mazzette. In effetti è espertissimo. Con sentenza che non hanno passato il giudice. Ecco, la domanda, credo che ci stiamo avviando quasi alla fine, speriamo di non aver dimenticato nessuno. Certamente c'è quella domanda che riguardava l'attività militare, e vale a dire. Posto che oggi l'affrettato è fatto, vale la pena di ritirare i soldati dall'Iraq. Vedete, qui è un problema di estendersi. Chi l'ha detto che senza la presenza militare in Iraq gli iracheni non riescono a trovare la forza di rinascere? Chi l'ha detto che c'è bisogno della forza per rinascere? Anche perché qual è la tutela che noi stiamo effettuando se effettivamente? Noi italiani, noi siamo una forza di occupazione sotto il comando militare inglese e siamo così inquadrati come forza di guerra, non come forza di pace, che quei militari che si sono rifiutati di andare a sfidare gli elicotteri perché non si chiude, sono stati imputati di reati da codice militare, penale militare di guerra, non da codice penale militare di pace. Allora, l'ammutinamento è un reato che non esiste nel codice nostro civile, né esiste nel codice penale militare civile, esiste nel codice di pace, esiste solo nel codice penale militare di guerra.
Quindi vuol dire... Grazie a questi agganci politici, Berlusconi godeva di un credito illimitato presso le banche, per cui faceva impazzire il mercato. Si comprò uccelli di rovo pagandolo una cifra esorbitante e nessuno gli stava dietro. Anche l'appartenenza alla loggia... Come reagì il Parlamento italiano al fatto che Silvio Berlusconi stava in una situazione assolutamente irregolare? Reagì facendo una legge che regolarizzasse ciò che era irregolare. Ah, tengo il microfono io così allora. Allora, ci sono due nomi mitici nel titolo di questo spettacolo. Uno è il nome di un grande attore. Le regole. Per protesta, ben 5 ministri del governo dettero immediatamente... Sì, sì. Ah, perfetto. Allora. Sì. Io sono anche pronto, eh. Allora, ci sono due nomi mitici in questo titolo di questo spettacolo. Uno è il nome di un uomo che ha fatto la storia del teatro italiano e l'altro è il nome di un luogo fisico. Cominciamo dall'uomo, Edoardo. Qual è stato il tuo incontro con Edoardo? Ma insomma, io Edoardo, la mia generazione, proprio la mia, è iniziata quando Edoardo finiva la sua parabola, che è durata quasi un secolo, quindi non ho mai avuto la fortuna di lavorarci assieme. È ovviamente un po' il padre di noi tutti napoletani, l'uomo che insomma un po' ha dato le parole per esprimere anche i nostri stati d'animo, le nostre tristezze, le nostre allegrie, e quindi è un uomo che ha significato tantissimo, pur non avendolo molto conosciuto. L'ho visto una volta sola a teatro, però ti ripeto, non ho mai lavorato insieme con lui. Adesso, dopo un lungo percorso che mi ha portato un po' in giro, peregrinare un po' per l'Italia e per il mondo, col teatro, col cinema, con la televisione, è arrivato il momento di fare i conti con questo grande padre della cultura napoletana. E quindi ho voluto cominciare dalla A di questo grande alfabeto che è stata la sua vita, e quindi questo primo teatro che è stato un po' la sua prima espressione, che avveniva in questo piccolo teatrino napoletano che si chiamava Il Cursa. È un luogo piccolo ma molto importante perché è stato il primo luogo dove i fratelli De Filippo hanno messo su compagnia. Ecco, diceva, in questo... Poi arriviamo anche al Cursa. Edoardo, a avvicinarti ad Edoardo ti hanno aiutato Armando Pugliese e Luca De Filippo, no o no? Beh sì, Luca è stato molto gentile, insomma, mi ha concesso la possibilità di farlo, mi ha dato i diritti per poter fare alcune cose del padre. Io poi dopo mi sono orientato appunto verso questo materiale dei primi tempi, della gioventù di Edoardo. Edoardo ce l'abbiamo sempre in mente come un uomo tra i 50 e gli 80 anni, in realtà anche Edoardo è stato giovane, e questo che facciamo in scena è l'espressione di quel periodo lì, che è stato un periodo folle, anarchico, creativo, maleducato, insomma un po' l'Edoardo dell'adolescenza. Ecco, il 1931 è l'anno in cui inizia il lavoro in questo posto, che è appunto il Cursal. E sono 5 gli atti unici che proponete stasera, vogliamo dire i titoli anche di questi atti unici? Certo. Lo spettacolo inizia e finisce con Sic Sic, l'artefice magico, che forse è quello più famoso di tutti perché è stato il primo grandissimo successo di Edoardo ed è stato anche l'ultimo col quale poi ha chiuso la sua carriera quando ormai aveva 80 anni.
e poi c'è il Requiem all'anima sua. Poi c'è un piccolo inedito, non è mai stato neanche pubblicato, che si chiama La voce del padrone. Poi c'è Quei figuri di 30 anni fa, Pericolosamente. Ecco, qual è quello che ti è più caro? Beh, naturalmente Sic Sic è un autentico capolavoro del teatro, soprattutto del teatro d'evasione, di puro gioco. Insomma, loro in questo corso per fare un parallelo oggi è un po' lo Zelig dell'epoca, era un grande laboratorio di follie comiche. Quindi Sic Sic è stato il primo grande successo e quindi farlo, ecco, è una gioia, una felicità, perché poi a un certo punto si rompe anche la quarta parete, si va direttamente sul pubblico. È proprio un'autentica follia con animali, pollastri, galline, è una cosa da vedere, difficile da descrivere. E poi un altro, che è Quei figuri di 30 anni fa, in cui, partendo dal testo originale di Edoardo, forse abbiamo fatto il lavoro di riscrittura scenica più grosso. Ecco, hai detto una parola chiave che è Zelig, vorrei tornare dopo a quella, perché lì c'è qualche personaggio che è legato alla tua vita di attore, di uomo di teatro, no? in quel luogo. Volevo farti un'altra domanda, ma siete pigri o lo spettacolo va così bene? Perché 3 anni che l'ho portato in giro. Ma insomma, io lo farei per tutta la vita in realtà, perché poi in realtà lo fai, siamo più di 220 repliche così, però devo dirti la verità, ogni sera scopriamo una cosa nuova e ti andrebbe di rifarlo tutto da capo, di ricominciare dalla prima replica con la scoperta nuova che hai fatto per farla vedere a quei poverini che non hanno visto quella replica là. Probabilmente è cambiato molto meno di quello che io immagino, però è teatro, grande teatro, e come tale materiale così vivo che veramente non lo padroneggi mai. Ecco, prima parlavi di Zelig. Zelig viene condotto da un tuo compagno di strada, da uno dei primi compagni di strada, e allora mettono in mente cosa, insieme a lui ce n'erano tanti altri, ad esempio in un testo di tanti anni fa che si chiamava Comedians, e che è stato un po' uno dei vostri battesimi in teatro, o sbaglio? Che ricordi hai di quel periodo? Siamo venuti proprio qui in questo teatro, se non mi sbaglio, credo di sì, qui all'Ariosto. Era l'86, è stata una buona annata, come il vino, no? Spesso il teatro è come il vino, cioè le annate buone. In quello spettacolo c'ero io, Claudio, Paolo Rossi, Antonio Catania, Gigio Alberti, insomma una generazione che poi si è fatta onore in tanti campi. E è stato un po' il punto di partenza un po' per tutti, per la verità, e anche per una nuova ondata comica che poi è diventata, insomma, si è formalizzata intorno allo Zelig. Lo Zelig è nato sulla spinta proprio di quello spettacolo lì, perché i testi erano di Gino Michele, sì, dietro, no, il testo era di Griffiths, però insomma poi la traduzione, l'elaborazione dei numeri comici era di Gino Michele, quindi poi da lì si è capito che c'era questo fermento nuovo di una comicità che era un po' a cavallo tra il cabaret e il teatro, che non si capiva bene dove finiva come teatro e dove iniziava come cabaret, nel senso cercava di mettere dentro la vitalità del cabaret e nello stesso tempo il rigore, il tentativo di rigore del teatro. E tu rappresentavi in quello spettacolo, c'erano tante anime, l'anima milanese, l'anima del nord, l'anima extracomunitaria, l'anima bolognese, anche se era fatta da 2 milanesi, tu eri l'anima del sud. Sì, io si chiamava Michele Cozzolini il mio personaggio, ed era nel testo originale inglese, era l'irlandese del gruppo, quindi un po' l'immigrato, un po' sfigato così, poi andava un po' tutto storto, e quindi da Mick O'Connor, come era nel testo originale, è diventato Michele Cozzolino con tutte i patemi d'animo di un napoletano timido e triste al nord. Ecco, un altro, lì parte una carriera, un percorso diverso, poi c'è il tuo incontro, quello importante, con il cinema, arriviamo all'uomo anche di cinema, insomma, l'incontro, forse se non vado errato, il passaggio chiave in quegli anni è stato il Portaborse, o no? Prima ancora, sempre Comedians è stato importante, perché in quello spettacolo mi vide Nanni Moretti, mi chiamò per fare Palombella Russa. E poi dopo Palombella Russa nacque un rapporto molto intenso con Nanni, mi chiamò per fare
da protagonista insieme a lui per il portaborse, sì, da lì poi si è messo in moto. Però anche di Comedians poi ci fu una versione cinematografica che si chiamava Kamikaze. Era la versione, non lo sapevo. Sì, sì, era, però non si poteva chiamare Comedians, non doveva avere nessun riferimento al testo teatrale perché non furono dati i diritti. Però prendeva le mosse da quello spettacolo lì. E poi l'incontro con Anne Moretti è stato fondamentale, ti ha visto poi arrivare, a parte essere sempre il cerimoniere dei Sacher, dei premi della Sacher, e anche arrivare fino alla stanza del figlio, che forse è una grossa soddisfazione rispetto al film, rispetto all'opera, anche il riscontro che ha avuto per il grande pubblico, insomma. Sì, insomma, ha messo in moto la mia carriera, la mia visibilità cinematografica, l'idea che uno come me, col mio fisico, con le mie caratteristiche, potesse fare il protagonista, insomma, che non era una cosa così scontata, perché poi spesso, sai, al cinema funzionano molto un certo tipo di impatto fisico, anche di bellezza, perché no? E quindi io come tipologia fisica forse è più giusto fare un caratterista, un carattere all'interno di un film. Quindi ha messo in moto una possibilità di diventare protagonista di una stagione cinematografica che ha visto tante cose, come la scuola, auguri professore, ferie d'agosto, fuori dal mondo, sud, per tornare a Gabriele, insomma, tante cose, insomma, sono stati 10 anni molto intensi. Ecco, due ultime domande. L'ultima, le cose più importanti del rapporto con Moretti? Dal punto di vista artistico, i tratti, le qualità che ami di più, insomma, l'intesa, su quali linee di fondo fondamentali, insomma. Ma sai, Nanni, è un incontro che un po' ti cambia, perché molti teorizzano il rigore, però poi alla fine sono pronti a migliaia di accomodamenti. E quindi lui invece è rigoroso fino in fondo, a costo di qualunque tipo di rinuncia, insomma, in qualche modo. E di questa è stata la sua forza, che poi è stata la sua grande anche vittoria. E quindi poi quando fai le cose pensi sempre un po', ma Nanni cosa dirà di questo? È un po' un superiore, insomma, un po' un fratello maggiore che ti obbliga anche un po' moralmente a stare in certe, a non svaccare troppo. Ecco, l'altra cosa, tu prima citavi fra i tanti film che hai fatto, che ti hanno dato notorietà, i passaggi importanti della tua carriera e anche nella storia del cinema italiano, è Fuori dal mondo, che è stato un film che credo importante, che fra l'altro ti ha visto anche candidato come miglior attore, poi sfumato, non mi ricordo chi vinse. Sono stato candidato 8 volte come miglior attore protagonista, con David. In 10 anni sono stato candidato 8 volte e non l'ho vinto mai praticamente, per cui anche quell'anno sfumò, non so, di turno non so chi c'era, però c'è sempre un anno qualcuno, forse devo istituire il premio come miglior Silvio Orlando dell'anno perché lo posso vincere. Di quel film cosa ricordi invece? Beh, soprattutto la sorpresa quando l'ho visto, perché veramente è stata una sorpresa per tutti. Quando siamo partiti dal copione, era un buon copione, c'era un bel staff di lavoro, un bel team, insomma, messo in piedi da Giuseppe Piccioni. Giuseppe stesso era a un punto della sua carriera molto delicato, in cui stava per iniziare una maturazione molto forte, però ancora non l'aveva fatta. Vedendo il film, vedendo che tipo di colpo di reni aveva fatto, è stata una sorpresa fortissima. Quando poi l'ho visto è stata una cosa molto piacevole. Lì fra l'altro c'era una straordinaria Margherita Bui, che poi hai ritrovato in teatro recentemente in una tempesta particolarissima sì, con Fabrizio Bentivoglio e Margherita. Sì, Margherita, ho fatto 3 film con Margherita praticamente, e è un'attrice che amo molto. L'ultima cosa che hai fatto, se non vado errato, Il posto nell'anima, o sono un po' quella che farai invece? Ma per il momento ho fatto una cosa per la televisione, che sono 7 puntate in cui faccio uno psicologo in un consultorio. In cinema per il momento vi posso fare un annuncio per l'anno prossimo. Credo che i film prodotti in Italia saranno intorno ai 30 rispetto ai 120
degli anni che sono appena trascorsi. C'è un po' una contrazione, un blocco dei finanziamenti al cinema di qualità, così tra virgolette, insomma, questo poi... Nonostante che il cinema italiano in questi anni abbia spesso, non sia andato così male, insomma. Sai, io credo che facendo un bilancio proprio appunto, poi sai, cioè non è che si può stare lì facendo i bilanci tipo la Pirelli, insomma, è chiaro che la cultura, l'arte, il teatro, la musica è un lusso necessario. Qui in Italia vogliamo avere i lussi senza pagarne le conseguenze, quindi è come quando ci sono le Olimpiadi, no? Poi scopriamo che abbiamo degli atleti straordinari, però poi alla fine nessuna federazione ha sostenuto, però alla fine ci fa piacere perché ci prendono le bandierone, che la medaglia, siamo tutti contenti e ci commuoviamo. È vero, però quei successi là si costruiscono, e anche nel cinema, che credo che sia una cosa fondamentale per la definizione non solo dell'immagine, ma dell'identità profonda di un paese. L'estero, il cinema, credo che sia una delle prime forme di diffusione del pensiero di una nazione. Gli americani, prendo un esempio così a caso, è la prima industria che hanno in piedi, il cinema, lo spettacolo in generale, perché capiscono, avvertono l'importanza del messaggio che passa. Va bene, ringraziamo Silvio Orlando dai Camerini, dove stasera e fino a domenica andrà in onda Edoardo Alcursal. In scena Edoardo Alcursal, vi salutiamo. Sì. Grazie. Non l'avevo detto, per il citofono. Sì. Ok. Sì. Grazie mille. Ciao. Ciao. Così grazie. Ti accompagno giù. Tutta posta? Di qua. Posta. Di qua. Io ho lasciato la giacca, vabbè, dopo faccio. Dove l'hai lasciata? Da te? Sì. Sì. No, la recuperiamo dalla... Okay. Quindi te... dalla quando cominciamo. Con le scaline è meglio, che sono scivoli e ti fai male. Grazie ancora. Ciao, ciao. Buonasera. Ciao. Passa da 20, riaprire il tuo biglietto. Sono le 8:25. Ma ti sei venuto l'audio proprio andato. Quanto ne hai fatto? Sono... una donna. Che? Sì, lo so che è brutto, ma la Margherita... Stefania, che ragazza è Ida? È una ragazza vivace, giovane, e per questo vivace, e che cambierà durante... avrà un percorso, ecco, Ida avrà un percorso, e che la cambierà e le farà perdere forse un po' di vivacità, rendendola consapevole di quello che è in realtà. Ecco, quindi questa sua vivacità forse è data anche da una certa inconsapevolezza, ecco, se vogliamo. Quindi, secondo me, una ragazza di 17 anni, una ragazza liberissima. Se vogliamo vederla sotto questo aspetto, sì, relativamente libera comunque, perché già il fatto che sia figlia di industriali e che comunque sia costretta a dover fare per forza delle scelte, alla fine libera relativamente.
Ecco, dicevi figlia di industriali, ci sono due vestiti che indossa, sì. Ida, uno è un vestito sbarazzino quasi da ragazzi, da ragazza in fiori, e l'altro invece è un vestito rosa, sì. È un caso che il vestito sia rosa? Beh, non so se hai notato, tutti i costumi sono tutti rosa, la scena è rosa, sì, i costumi sono rosa, certo. All'inizio è anche un po' rosa, lui è bianco, all'inizio è rosa, lui è bianco come Ardiz, eh? Anche questa è una cosa da tenere presente, poi gliela domanderai a lui, te la spiegherò a lui. E comunque all'inizio il vestito è rosa, soltanto che c'ha dei fiori e delle cose. Poi a mano questo costume cambierà, lo vedi, diventa anche un po' più squadrato, anche come stile e tutto. E cambierà anche il personaggio un pochino. Ecco, dicevi all'inizio, l'inizio è un inizio che inizia in modo quasi adolescenziale, però parte nel porcile, è quel porcile che poi verrà smontato dopo, no? Sì, anche se vediamo nella casa un pochino, non so se hai notato, c'è quella casetta piccolina, sì, che è un po' la stanza di Julian, dove loro si raccontano i segreti, dove si nascondono un pochino dai genitori e dove si rifugiano in un certo senso, beh, è comunque la casa, sì, il porcile dei porci, ecco. Ecco, siamo agosto 1967, sì. Berlino, lei va a questa manifestazione? Lei va a manifestare contro il muro e vuole pisciare contro il muro di Berlino e vuole trascinarsi anche Julian, il quale le dice: io come conformista mi sento che sono fuori posto, come rivoluzionario lo stesso modo, e quindi non ho motivo di farlo. Un po' per lavorare su Ida, l'unica differenza è che comunque Ida, a differenza dei giovani un po' reazionari, questi giovani, è che è figlia di industriali e quindi già le dà una connotazione, ecco. Ma io me la sono voluta vivere anche un po' come la rivoluzione che facciamo noi giovani di oggi, capito? Che andiamo coi piercing e tutto a fare non so quale rivoluzione, perché ancora non si capisce, capito che dico? Lei è convinta, sì, lei è convinta di che può cambiare il mondo probabilmente. Quindi lei lo dice, lo scrive anche Abbasso Dio. Abbasso Dio, sì, è uno dei cartelli che porta, è quello, sì. T'ha colpito sta frase? Abbasso Dio. E come tanti altri. Però sai anche che quando lei torna dalla manifestazione, lui le chiede: ma tu ci credi in questa cosa, però tu sei andata a farla. Lei c'è stata e alla fine si è resa conto di no. Perché comunque non può fare a meno di rendersi conto che lei ha un senso di appartenenza, che è quello della sua famiglia e... è figlia di industriali, è troppo borghese. E questo quanto inciderà su questa storia di due ragazzi? La separazione li porterà a quello. Un po' perché lui si ritrae e non vuole proprio più esistere, sceglierà di non esistere. E un po' anche perché poi lei si rende conto che né lui vuole trascinarla con sé e né tantomeno poi alla fine lei può fare questo passo, perché comunque lei... Ecco, abbiamo parlato di separazione, ci sono due momenti che sono contraddistinti, sì, da un bacio, che sono quando Julian dice: un'idea, vorrei darti un bacio. Cos'è un bacio per Ida, un bacio di Julian? Beh, se gliel'avesse dato prima che lui gliel'avesse chiesto sarebbe stato tutto come fare l'amore, perché nella prima scena Ida vuole fare l'amore con lui. E dopo diventa compromettente, forse anche per Ida, secondo me. Ida segue il suo percorso e il suo cammino, quello, e sa che dare un bacio salverebbe in un certo senso lui, ma le impedirebbe di andare avanti, ecco. E il bacio invece c'è e avviene in scena quando c'è l'addio. Alla fine, quando c'è l'addio, finalmente si danno questo bacio, questo lungo abbraccio. E in quel caso non faranno l'amore e quindi sarà un... ti lascia quell'amaro in bocca, comunque quel bacio alla fine è un addio. Ecco, un'ultima cosa, quanto anche Ida, anzi una penultima cosa, quanto anche Ida è coinvolta in questo gioco borghese, non riesce ad essere... Totalmente sin dall'inizio, già dall'inizio lei vuole convincerlo, dalla seconda scena gli dice: dai, vieni con noi, vieni a manifestare contro il muro, anche quello, se vogliamo, è borghese, anche quello è una scelta, ecco, borghese. Su questo ci torneremo, veniamo a te un attimo, tu a differenza di Annibale non fai parte, non hai fatto Pilad ovviamente. No, io non ho fatto Pilad. Farai Bestia da Stile? Bestia da Stile, sì. Quindi ecco, qual è stato l'incontro con la Tella? L'incontro con Antonio è stato con i Negri, ho fatto i Negri di Genet nel 2001 se non mi sbaglio. Abbiamo fatto una tournée con lui, con altre 16 persone, 15, non ricordo ora. È là che l'ho conosciuto, in quel lavoro. Ho capito. È interessante lavorare con lui, sì. E
Niente, parliamo invece di Julian. Borghese conformista, borghese rivoluzionario, non è possibile essere nessuno dei due. No, no, per Julian non è possibile essere nessuno dei due. Cioè Julian è... Julian ha capito, Julian, che sia andando a fare la rivoluzione, sia conformandosi subito agli schemi della sua famiglia, della società borghese, comunque verrà divorato dalla società. Per questo che dice Aida, no, io non vengo a Berlino. Sì, tu vai a Berlino, però poi comunque guarda che anche il disobbedire vuol dire essere inglobata, attraverso anche la ribellione si finisce per essere inglobati e per contribuire a rinnovare il potere. E quindi Julia non vuole questo, Julia non vuole assolutamente entrare in questo gioco, in questo andare avanti della società borghese attraverso la sua fazione, dei propri figli, sia che obbediscono come che non disobbediscono. Per questo lui decide di non fare né l'uno e nell'altro. E sceglie il silenzio. E sceglie il silenzio, come unica forma di protesta possibile, e continuare a vivere non vivendo più. E sceglie il silenzio sapendo che poi quella protesta chiaramente non potrà e dovrà a un certo punto finire, e sceglie il sì come finisce, per andare poi inevitabilmente verso la sua fine, e finisce nel momento in cui lui si rende conto, forse l'ha sempre saputo, però c'è il momento in cui lui si rende conto che Ida non può seguirlo, che Ida ha cominciato il suo cammino verso appunto entrare a far parte di quella società borghese a cui lei dice di ribellarsi, ma anche lei ci entrerà a far parte, anche attraverso la partecipazione alla rivoluzione, alla ribellione, anche attraverso il fatto di andare contro il muro di a pisciare, come dice lei, contro il muro di Berlino. E Julian capisce questo quando lei torna da Berlino, capisce che è iniziato questo cammino di Ida che lo porterà inevitabilmente lontano da lui, e che questa storia quindi deve necessariamente finire, perché lui non potrà mai essere in quel modo, lui sceglie di stare al di fuori fino all'ultimo. Ecco, al di fuori, torneremo su questa cosa. Dicevi tu all'inizio, c'è un nastro registrato che dice: ho ucciso mio padre, ho mangiato carne umana. Però Giulia non ha mangiato carne umana. No, quella frase è una frase: ho ucciso mio padre, ho mangiato carne umana, tremo di gioia. È una frase che c'è nel film di Pasolini, In Porcile, che pronuncia c'è una doppia dimensione nel film di Pasolini, c'è sia la storia appunto del testo teatrale che la storia borghese, sia una storia che è più in una dimensione fuori dal tempo, in cui in una società, diciamo tra virgolette, primitiva, c'è un giovane che disobbedisce appunto attraverso quest'uccisione e viene messo al bando anche lì da quella società. Per cui probabilmente sia disobbedendo, come, e infatti comincia il film con una, c'è scritto: la società divora sia i figli disobbedienti sia quelli che non ubbidiscono né disobbediscono. Divora tutti, e per questo Julian sceglie l'unica forma di protesta secondo lui possibile, che è quella di non parlare, di non mangiare, di non dormire, di non sognare. Esattamente. Ecco, Ida, a Ida Julian ricorda Charlot, e in un pezzo Julian arriva a fare Charlot con la bombetta, il bastone del padre. Sì, nel nostro spettacolo c'è subito, appunto, nel nostro spettacolo Julian si risveglia, diciamo così, dopo la scena in cui il padre è Erditz, il suo avversario politico, il suo avversario economico, un altro industriale, che rappresenta il nuovo, mentre il padre è il vecchio potere, arrivano a un accordo appunto per fare quello che dicevo prima, il potere che si rinnova, cioè arriva un accordo attraverso un ricatto. Il padre che scopre il passato del suo avversario politico, e lui, quest'ultimo invece, che scopre che cosa fa Julian. Una storia di ebrei per una storia di maiali, si dice. Per cui arrivano a questo accordo e il potere si rinnova alla nostra nuova primavera, brindano i due. Per cui Julian si risveglia in questo momento, e nel nostro spettacolo viene risvegliato dal padre che lo picchia con questo bastone, e da questo momento lui assume, come dici tu, questa diventa un po' Charlot come diceva Julian, assomiglia un po' a Charlot. Ecco, sì.
saranno quindi Julian rifiuta il potere industriale dei padri, il potere anche sì, quello potere. Ci saranno i contadini e gli immigrati che ritornano anche nella scena iniziale sì. Nel, perché Ida dice due cose, vigliacco quando non va alla manifestazione sì. E poi questa cosa in dialetto siciliano che è un gioco fra loro due che, sì, come sì. un grido di protesta, saranno sì. i contadini e gli immigrati italiani che poi prenderanno in mano la rivolta di Julian. Sì, Julian sì, perché Julian sa che comunque non potrà mai essere come quei contadini, non potrà come quello che diceva Stefania prima, cioè è comunque un figlio di borghesi, comunque non potrà mai avere la loro purezza, non potrà mai essere come loro, e questa è la condizione che lo porta a questo suo essere un po' a non riuscire a vivere veramente nella società, perché lui non potrà mai essere come i contadini, però non avere mai la loro purezza. Ha ragione lui, però verrà compreso da sì. loro, gli unici che lo comprenderanno sono loro alla fine. E poi sì, alla fine ci sono i contadini che invadono un po' questo spazio di questo grande quadrato rosa che è la nostra scena, entreranno in questo spazio a dire della fine che ha fatto Julian e poi al piangere in qualche modo anche la sua morte attraverso un... Ecco, quindi non dimenticare la radice, un'altra delle cose, cioè non dimenticare l'origine, non è possibile farlo, non si possibile può tacere... E proprio in quei contadini, in quella generazione, Julian ha trovato una purezza, cose sì. che non aveva mai trovato nella sua vita, sì. in quelle passeggiate sì, nei campi. Esattamente, però si rende conto allo stesso tempo che non potrà mai essere come loro lui, non è possibile, ognuno ha un'appartenenza, non potrà... Ecco, parlavamo di Pasolini in Porcile, tu hai fatto anche Pilade. Sì. Quali sono le tracce comuni, anche se Pilade viene scritto, se non vado errato, qualche anno prima, nel 66, quali sono gli elementi comuni che hai trovato affrontando questo testo? Sì, i due spettacoli sono molto diversi, Pilade e Porcile, così come sono stati realizzati da Antonio Latella con i suoi attori. C'è un filo che li lega molto forte. Io direi, secondo me, cioè in certo senso Julian è un po' una continuazione di Pilade, un prolungamento, nel senso che Pilade arriva a, finisce Pilade il testo proprio con Pilade che sta in un angolo, dice, in un angolo del mondo a urlare la sua protesta. Dopo però che ha sperimentato l'impossibilità di realizzare concretamente un ideale di giustizia, un ideale di giustizia e di libertà per tutti, dopo che ha lottato, dopo che è entrato nella città e è andato contro quello che era il potere nuovo costituito da Oreste, che guidato dalla ragione cercava di costituire un nuovo, lui ha cercato di opporsi a tutto questo, ha sperimentato tutto questo e ha deciso di stare in un angolo della città, fuori da tutto. Julian è come se già dall'inizio del Julian, e questo ce l'ha già. Cioè lui già dall'inizio decide di voler stare a dice Pilade, ha sperimentato tutta la vanità pratica della lotta, Julian invece ha già questa disillusione dall'inizio, l'unica cosa che lo lega alla vita è l'amore per Ida. Ecco, io a questo punto vorrei fare un'altra domanda che voglio tenere alla fine perché hai parlato di Ida. Lo spettacolo che riscontri ha avuto, come il pubblico come l'ha accolto? Nel vostro, ad esempio ieri sera il pubblico era vabbè, insomma. Sì. No, sta andando bene, molto bene lo spettacolo, sta andando proprio molto bene. Siamo andati, lo spettacolo ha debuttato al Salisburgo, al Festival Internazionale di Salisburgo, lo scorso agosto ha avuto un'accoglienza bellissima, proprio in bellissima. Italiano, questo. Sì, in italiano con i sovratitoli. Poi quest'inverno l'abbiamo fatto a Roma al Teatro India, a Napoli al Teatro Nuovo, qui alle Passioni, al Fabbricone di Prato, insomma abbiamo girato un bel po' e devo dire che l'accoglienza è stata sempre molto... Ecco, parlavi dell'amore di Ida, com'è possibile recitare con così naturalezza scene anche così delicate tutte le sere e questo vuol dire anche creare un'affinità col partner notevole, insomma, no? Basta fare un buon lavoro, farlo la prima volta e poi le cose vengono, cioè... Alla fine ci si riesce. Le cose vengono, ma diciamo che con Latella siamo abituati a lavorare molto, molto
e proprio come gruppo, come relazioni tra di noi, come rapporti, fisicamente moltissimo. E diciamo che si arriva a queste scene in maniera veramente veramente naturale, cioè senza nessun, almeno non è successo a noi, ma anche in altri spettacoli dove in maniera necessaria, ecco, c'è la necessità di raccontare quella freschezza, quell'amore tra ragazzi, quel gioco, era necessario in questo spettacolo, così raccontarlo anche attraverso questo giocare con i propri corpi. E devo dire che si è arrivati naturalmente, senza neanche chiedersi il perché o il... Con una torta si è arrivati, sì, con una torta davanti, e così è andata. Poi Antonio conosce molto bene i suoi attori, devo dire, sì. Li conosce molto bene e sa dove vuole arrivare, cosa, e quindi diciamo che non c'è mai un'imposizione o un disegno registico e tu dici sono d'accordo o meno, quindi c'è un lavoro comune e una conoscenza molto bella tra di noi, per cui insomma si arriva veramente in maniera... Ecco, gli attori, fra l'altro, che in genere arrivano da percorsi non notissimi, insomma, pure giovanissimi tutti sono... si mantengono bene. Ecco, allora finiamo, era giusto finire, però ormai siamo arrivati qua e lasciamo... Cosa avete fatto prima? Perché io ad esempio non avevo mai visto né tu né lei. Come percorso, sì, ma sì. Un po' in lavorato con Siepe e varie cose, varie cosettine, carpentieri, sì, sempre teatro comunque, sempre teatro. Ma io sono stata all'Accademia del Bellini. A Napoli, sì. Questo ho fatto. Tu che accademia hai fatto? E ora però si capisce quanti anni ho più o meno, nel senso che no, io ho fatto la accademia vecchia. Esattamente, bravo, io ho fatto quella che era la scuola di Gassman a Firenze, la bottega, dove fra l'altro ero compagno di corso di Antonio Latella, del regista, quindi insomma è da allora che siamo rimasti amici e colleghi di lavoro. In realtà subito dopo la scuola lui ha fatto il suo percorso da attore, con l'intenzione però molto precisa di fare regia, infatti andando a lavorare come attore io ho fatto le mie esperienze e ci siamo ritrovati 5 anni fa, quando insomma è cominciato a nascere questo gruppo, i primi spettacoli. Con base a Milano all'Autof? Con base a Milano i primi, sì, all'Autof e con Elsinore a Milano. All'Autof abbiamo fatto Stretta sorveglianza di Genè, abbiamo realizzato Pilade di Pasolini, mentre Elsinore abbiamo fatto più un lavoro su Shakespeare con Romeo e Giulietta, Amleto e questo Porcino invece è la produzione del Teatro Nuovo di Napoli. Va bene, grazie mille. Grazie a te. Quanto abbiamo fatto? 12. No, ma adesso casomai abbiamo già parlato. Quindi una discussione che continua anche quando lo spettacolo è in giro. Sì, assolutamente. Sì, sempre. Non ci si vede 5 minuti prima dello spettacolo. Vabbè, grazie mille. No, grazie a te. Grazie a te. Ciao. Grazie. Ciao, grazie. Adesso sono indeciso perché abbiamo casomai mandato fuori anche Marco Foschi e Cinzia Spanò. Va bene. Ok. Ciao. Ok, io sono. Sei pronto? Anche con la telecamera. Certo. Non bene. Qui sembra che piova. Che bello. No, ma lo vedo. Allora, che madre è questa madre di Julian? Allora, la madre appartiene al mondo dei genitori, che in questo spettacolo di Latella è estremamente plasticoso, per cui è una madre molto sopra le righe, molto finta, è l'unico personaggio tra gli adulti che non ha la maschera, ma in realtà poi ho talmente tanto trucco che quella lì è la mia maschera, ho un vestito tutto rosa che si abbina perfettamente sia alla scenografia che agli altri personaggi adulti, e ho delle parrucche che mi cambio continuamente, e questo è un po' a rappresentare proprio questa idea di fumetto, di non vero che hanno questi genitori, che poi rappresentano tutto un po' il mondo del potere, contro il quale, o meglio non contro il quale, però dalla parte del quale non si schiera Julian, che sceglie di non scegliere, è un po' la prerogativa del suo personaggio, per cui... Se avessimo vinto la guerra avremmo una villa a Siracusa. Sì, questa battuta detta
con estrema leggerezza, per cui è come dire: se avessi avuto un mese di vacanza a luglio sarei andata a Siracusa, se avessimo vinto la guerra. Che miseria, non l'abbiamo vinta e non abbiamo una villa a Siracusa per quello, per cui c'è assolutamente una superficialità nell'affrontare poi quelle che sono le grandi tragedie, dove sia dal piccolo, per cui questa impresa che gestiscono i genitori piena di contadini, che come dice Julian, mia madre e mio padre non li considerano al pari delle bestie, sia anche per affrontare le grandi tragedie della storia, come le guerre e i morti che ne conseguono. Ecco, parlare di grandi tragedie della storia, siamo in un'epoca dove ci sono i venti di guerra, qua invece la madre è ben contenta che Julian non sia andata alla manifestazione per la pace. È contenta che non sia andata una manifestazione della pace? Sì, anche perché alla manifestazione per la pace in realtà manifestano coloro che protestano contro quello che è il padre di Julian, cioè un potere che però si è arricchito e si è nutrito soprattutto della tragedia della guerra, cioè uno che ha saputo trasformare la propria industria di bottoni in un'industria di cannoni, cioè si è arricchito e si è, oltre al fatto che rappresenta quel qualcosa che è una ricchezza che si eredita di padre in figlio, che quindi da generazione sotto il proprio ha dei lavoranti sotto il proprio potere, mentre il Erditz, che rappresenta invece l'uomo nuovo, è un uomo che sì, si è arricchito attraverso la guerra e si è fatto forza ancora in maniera più agghiacciante della tragedia, però è un uomo nuovo che ha saputo sfruttare il momento per affrancarsi dalla propria dalla propria condizione ed eredità di uomo povero. Anche se l'uomo nuovo, se non vado errato, adesso posso confondermi, sì, adesso se non mi ricordo bene, che si è fatto la plastica facciale. Esattamente, esattamente. Infatti l'uomo nuovo, nuovo in tutti i sensi, che quindi ha chiuso completamente con il proprio passato e si presenta in maniera assolutamente pulita, tant'è vero che poi lui è completamente vestito di bianco, però in maniera assolutamente pura nella nuova società, mentre il padre di Julian, che ha la stessa età, in realtà è vecchio, tant'è vero che è pieno di reumatismi. Loro sono coetanei, ma mentre uno è assolutamente nuovo come un jet, un altro è vecchio come una lambretta, come si dice nello spettacolo. Ecco, tu prima parlavi di questa comunque purezza di questi contadini, di questi che cose che invece appunto il padre di Julian, il Klotz e gli altri considerano come le bestie, in pratica. Chi sono i veri maiali? Chi sono i veri maiali? Assolutamente, i veri maiali sono questi personaggi finti e assolutamente disegnati in maniera grottesca da Pasolini. Lui ha sempre sostenuto questa purezza dei contadini, delle classi più povere, più ignoranti, perché portavano in realtà dentro una vera purezza. Questo è un vecchio tema pasoliniano, ma diceva chi sono appunto i veri maiali, e poi nella scena addirittura arrivano a mangiare in questo rito cannibalesco i propri figli, no? Sì, perché appunto la tragedia si conclude con Julian che decide di non scegliere adesso non vorrei, tanto non è che svegliamo un finale di un giallo, però decide di farsi mangiare dai maiali e i genitori, che alla fine mangiano questo maiale senza saperlo, fagocitano anche il proprio figlio. Ecco, e siamo noi i veri maiali, in fondo, insomma, ecco.
Noi adesso stiamo sentendo, tornerò su un corale, un qualcosa di un coro che è in prova in questo momento. E c'è un'altra musica però che non è un corale, mentre c'è un'altra musica un poco prima del corale, sì, quando c'è la grande abbuffata. Da dove arriva quella musica? Ma diciamo, lascio un po' a tutti il piacere di scoprirlo. Diciamo che è ovviamente, come molti dei testi di Pasolini, pur essendo stati scritti ormai decenni fa, sono di una impressionante modernità e di attualità, per cui quello che per Pasolini era un disegnare una classe che era quella che vedeva lui, una classe di potenti politica ed economica che vedeva lui, è assolutamente veramente impressionante e angosciante vedere come questa cosa ritorni come su una carta velina che racconta i nostri anni e questo nostro giorno con un'attualità millimetrica. Per cui sì, la musica possiamo immaginare durante questa sorta di orgia cannibalesca, insomma. Un'altra cosa, c'è un personaggio a tutte tinte che credo che sia un personaggio femminile delicatissimo, che è quello di Ida, sì. Anche se poi pieno di contraddizioni, perché anche lei è figlia di borghesi, di industriali, e anche lei, se poi prenderà la sua strada, e lascerà poi solo anche Julian. Sì, beh, lei diciamo che per tutto il loro rapporto cerca di capirlo. Julian è una creatura sfuggente, per cui lei, pur mettendosi in gioco e quasi volendo rinunciare a tutto pur di seguirlo, non riesce comunque a raggiungerlo, perché è inafferrabile, è proprio una creatura come poteva essere lo stesso Pasolini, assolutamente a sé. Però ecco, sì, è contraddittorio, però diciamo rappresenta la giovinezza con degli ideali in cui crede anche in maniera molto coraggiosa, per cui anche schierandosi contro la propria appartenenza sociale, la propria famiglia e il proprio contesto, decide di partecipare a delle manifestazioni, ma come molti di noi abbiamo, pur avendo un'estrazione particolare, poi in realtà ci siamo schierati contro delle cose che ci sono state insegnate, ma in maniera sincera. E così Ida, che però proprio come c'è una battuta chiave che dice Julian, è che anche il mio anticonformismo è conformista. Per cui sì, Ida è anticonformista, si batte contro certe cose che non accetta, però nel suo anticonformismo poi trova omologata comunque in una realtà cristallizzata che è comunque una realtà conformista e cristallizzata.